è stato forse l'ultimo dei grandi giornalisti non direttori, cioè questa nuova casta giornalistica che determina ormai i giornali. Lui era uno indipendente, fiero, e arrivava all'essenza con una lingua e uno stile che direi insuperabile per chiarezza, per bellezza. Era una voce scomoda, scomoda anche all'interno degli stessi giornali in cui lui ha lavorato, ma assolutamente per noi, della nostra generazione, la generazione ormai di quelli che hanno tra i 60 anni in su, è stato il faro. Come per le navi, quando c'è tempesta, una luce che ti dia una linea dritta, ossia lui ci ha insegnato a essere comunque scomodi. Un giornalista non deve mai stare in ginocchio, non deve mai adeguarsi ai compromessi e deve affrontare anche l'antipatia del lettore quando è sicuro che la sua scelta, l'argomento, il modo di raccontare le cose è quello che lui ritiene giusto. Cioè, lui era innanzitutto un cronista. Io ricordo le più belle inchieste le fece sul Giorno. Ed erano quelle che, non so, tra gli operai nel sud, in Russia, quando raccontò l'Unione Sovietica in modo da far uscire dai gangheri il vecchio Partito Comunista. E negli ultimi tempi, per me, la cosa più straordinaria che lui fece era l'intervista dalla Chiesa, perché in quell'intervista, sebbene sollecitata dal generale, c'era tutta l'essenza della lotta alla mafia, della connivenza tra potere e mafia, e lui era la persona che raccoglieva ed esprimeva in maniera lucidissima qualsiasi tipo di contenuto che potesse essere oggetto di discussione, di polemica, di riflessione. Aveva due stili diversi nel suo modo di comunicare, sia quando scriveva che quando parlava. Lui non sapeva parlare, perché il suo pensiero correva alla velocità della scrittura, mentre in televisione occorre un altro modo di presentare, di parlare, di ragionare, e sono dei tempi diversi. Io credo che lui abbia preservato la sua, come dire, statura stilistica nella scrittura e non nella parola.